Allora, prendo la parola per fare l'introduzione. Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al secondo appuntamento delle Strade del Mondo, edizione 2021, Storie mai scritte, i racconti delle diaspore per una storia decolonizzata. Il tema che affrontiamo quest'anno riguarda l'avvio di una possibile raccolta di voci fuori luogo. E con il primo incontro che si è tenuto il 30 aprile abbiamo cercato di ragionare insieme sul ripensamento dei ruoli di ricercato e di ricercatore e sulla necessità di avere un dialogo polifonico e interdisciplinare su questo tema, appunto. Il prossimo incontro invece si terrà i primi giorni di luglio. E sarà dedicato alle questioni di tipo giuridico in collaborazione con l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Con gli appuntamenti di oggi, invece, di oggi pomeriggio e di domani mattina, vorremmo invece stimolare una riflessione sul tema della decolonizzazione della storia e dell'importanza dei punti di vista tramite i quali la storia viene narrata e raccontata. A questo punto direi che lascio la parola a Yelene Vadona Monteiro, che è un membro del gruppo di progetto di questa scuola di formazione, che modererà l'incontro di oggi pomeriggio e buon pomeriggio a tutti. Grazie Maria Laura, buon pomeriggio a tutti in questa prima sessione dal titolo Decolonizzare la storia, sguardi, prospettive, indirizzi di ricerca. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Woldelul Kelathi Dirar, professore di storia e istituzioni dell'Africa presso l'Università degli Studi di Macerata. Il professore, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in storia e istituzioni dell'Asia e dell'Africa moderna e contemporanea presso l'Università di Cagliari, nel 1998 si è trasferito in Eritrea, dove fino al 2003 ha insegnato presso il Dipartimento di Storia dell'Università di Asmara, del quale è stato inoltre direttore dal 98 al 2002. Si è occupato principalmente di storia del Corno d'Africa, in particolare dell'Eritrea e dell'Etiopia in epoca coloniale. Tra i suoi interessi di ricerca, inoltre, i processi di formazione delle élite locali e lo sviluppo delle ideologie nazionaliste. Adesso, senza ulteriori indugi, io cedo la parola al professore e poi avremo un ampio margine di tempo per aprire il nostro dibattito. Grazie di nuovo per essere qui con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi per avermi invitato. È sempre un piacere, come dire, rapportarsi a queste realtà variegate, dinamiche che stanno animando, diciamo, la scena culturale e sociale anche italiana contemporanea. Allora, inizierei con una piccola provocazione, nel senso che il tema, diciamo, di come e se decolonizzare la storia, in particolare la storia dell'Africa, è un tema ormai ampiamente dibattuto, affrontato, discusso, quantomeno a partire, diciamo, da quando l'Africa diventa, per quanto riguarda l'Africa almeno, insomma, da quando l'Africa diventa indipendente, quindi già dagli anni 50 e 60, un tema molto dibattuto, che ogni volta ovviamente assume nuove sfaccettature, nuove valenze, e che quindi è un po' come se ogni volta rinascesse. Questo per dire che insomma è un tema importante, attuale, ma anche solo un tema con una sua, a sua volta con una sua storia, diciamo. E il fatto che sia ancora, no, così dibattuto il tema, secondo me, ci permette di partire da una prima considerazione, se volete, estremamente banale, mi perdonerete per questo, ma non di meno importante. E cioè che la storia di fatto è la storia intesa come disciplina è sempre stato un campo di battaglia sostanzialmente, no? La storia è un campo di battaglia perché attraverso la narrazione storica, soprattutto attraverso chi scrive la storia, è possibile no? Ricostruire un'immagine del passato che non è mai neutra e che più delle volte è funzionale a legittimare, non
so, le classi dirigenti, i sistemi di potere vigenti e a dare visibilità a gruppi sociali, a gruppi economici, a gruppi religiosi. E diciamo le possibili prospettive sono innumerevoli. E quindi in questo senso, ripeto, anche se è un'affermazione banale, direi che si può partire da questo, non il fatto che la storia è un campo di battaglia. La storia è o cerca di essere una scienza, una disciplina accademica rigorosa, ma come tutte le discipline, come tutte le scienze, non è assolutamente perfetta e non è assolutamente scientifica. Riflette i limiti, i pregiudizi, le caratteristiche del tempo in cui è prodotta e il modo in cui si scrive storia riflette sempre e inevitabilmente il modo di vedere, il modo di sentire i rapporti di potere che esistono nel momento in cui una determinata storia viene scritta. Prima di entrare, diciamo, nello specifico, giusto per non restare nella specie di relativismo assoluto in cui sembrerebbe quasi dire che la storia non esiste, la storia non ha fondamento, eccetera, eccetera, io penso che se proprio volessimo in pillole trovare un sentiero, un percorso per provare a definire quest'idea di storia decolonizzata che sta a, diciamo, che informa di sé questo vostro ciclo di seminari, penso che un primo passo, anche questo, perdonatemi la banalità, consista probabilmente nell'umiltà, no? Cioè, qual è il problema della storia, che sia colonizzata o no in generale, è la pretesa di, come si può dire, quasi di infallibilità, di assoluta veridicità, di unicità soprattutto, no? Cioè la storia con la S maiuscola contrapposta alle altre storie, le storie popolari, le storie, come dire, non scritte, le superstizioni, e poi chi più ne ha più ne metta, no? Allora io amo sempre con i miei colleghi, iniziare il corso, uno dei corsi che insegno a storia dell'Africa, utilizzando uno studioso, uno storico americano molto famoso, Frederick Cooper, che è quello che in ambiente, nel gergo, diciamo, viene chiamato un africanista, cioè uno studioso che si occupa di Africa da una prospettiva storica, il quale in un suo saggio intitolato Africa's Past and Africa's Historians, a un certo punto, citando a sua volta degli altri studiosi, dice: in fondo, il modo in cui si scrive e si rappresenta la storia nelle accademie, e qua devo aprire una parentesi, lui non dice nelle accademie europee o nelle accademie, che ne so, asiatiche o nelle accademie africane, dice nelle accademie, perché in realtà l'accademia è una comunità che attraversa i confini. La differenza tra il modo in cui si fa storia o si concepisce l'idea di storia all'università di Macerata e il modo in cui la si concepisce nell'università di New Delhi o nell'università di Dakar è relativamente limitata, cioè ci sono molte affinità dal punto di vista metodologico, concettuale, eccetera. Quindi lui dice: il modo in cui si insegna e si rappresenta la storia nelle università, nell'accademia, è solo uno dei modi in cui è possibile rappresentare il passato. No? E nello specifico lui dice: le popolazioni africane hanno sempre rappresentato il proprio passato in diversi modi, danzandolo, recitandolo, cantandolo, attraverso i proverbi, attraverso la pittura e quant'altro. Quindi, voglio dire, fare un piccolo passo indietro, un piccolo bagno di umiltà, dicendo: sì, gli storici cercano con dignità, con coerenza, possibilmente con onestà, di scrivere la storia, ma sarebbe importante essere consapevoli del fatto che è uno dei modi. E non è necessariamente migliore, quindi non esiste un ordine gerarchico. È uno dei modi e tutti hanno alla fin fine pari dignità. No? Allora, in questo modo noi, a mio parere, riusciamo a, non dico a risolvere la questione della decolonizzazione, perché non credo che sia risolvibile,
ma a quantomeno circoscrivere meglio il perimetro all'interno del quale ci muoviamo e allo stesso tempo riusciamo a dare immediatamente dignità storiografica alla quantità di voci che ci parlano e che spesso, almeno in passato, tenevano a essere o ignorate o minimizzate. No? Questo, se volete, a mo' di introduzione, e sottolineo, non volete nulla di particolarmente raffinato, anzi abbastanza banale, però forse ci aiuta, almeno aiuta chi mi sente, a capire all'interno di quale perimetro sto cercando di muovere. No? E, detto questo, mi si chiedeva nell'invito di offrire una riflessione anche sulla mia esperienza di insegnare storia dell'Africa in contesti diversi. Nella eccessivamente generosa presentazione che mi era fatta da Yelena, si diceva appunto che ho insegnato per un certo periodo, appena finito il dottorato, in Eritrea, paese da cui provengo, e dopodiché, con una serie di vicende personali, sono ritornato in Italia e dove ho continuato la mia attività in un contesto diverso che è quello dell'Università di Macerata. Quindi quale differenza, no? Nell'insegnare storia dell'Africa in Eritrea e storia dell'Africa in Italia, nello specifico a Macerata? Beh, ovviamente la differenza è enorme. Perché? Innanzitutto perché il contesto eritreo era un contesto probabilmente eccezionale, perché io ho insegnato fra il 1998 e il 2003, quindi in un periodo in cui l'Eritrea era appena, diciamo, era indipendente formalmente da 5 anni, e quindi immaginate un paese che sta in qualche modo cercando di definirsi come nazione, quindi un fervore, un fermento di creatività, di entusiasmo, di dinamismo, che ovviamente si rifletteva anche nell'ambito culturale e ovviamente la storia era, per l'appunto, come dicevo prima, un campo di battaglia. Quindi la storia era percepita da tutti, a iniziare dalla classe dirigente, passando per l'accademia, ma fino anche agli studenti, come un elemento, non dico vitale, ma quasi. L'elemento che poteva, anzi doveva, contribuire a definire l'identità nazionale. Quindi ovviamente un contesto assolutamente anomalo, di grandissimo entusiasmo, di grandissimo carica, di grandissimo anche recettività da parte degli studenti. Quindi ovviamente era un contesto diverso. Ovviamente tutto questo entusiasmo, questo dinamismo, questa eccitazione, come tutte le cose della vita, aveva un suo prezzo, perché il prezzo è ovviamente quello di trovarsi in un contesto in cui la storia è sempre tirata, no? Per la manica, si cerca di costruire una storia che rafforzi l'eroismo dei combattenti che hanno sacrificato la loro vita, i loro sogni, le loro personali aspirazioni per il bene della patria, la costruzione della nazione, tutte queste cose qui. E soprattutto una storia che in qualche modo, una narrazione storica che in qualche modo sfidi e confuti la narrazione storica del grande nemico, cioè l'Etiopia, no? Quindi l'Etiopia è un paese che nel contesto africano ha un prestigio tuttora enorme, capitalizzato sui cosiddetti 3.000 anni di storia, imperi pluricentenari, eccetera, ovviamente era una presenza anche storicamente ingombrante, quindi in che modo contrastare questa grande ingombrante presenza cercando di costruire una narrazione alternativa. E quindi ovviamente per me era in certa misura uno stimolo, ma ovviamente anche imbarazzante, nel senso che io non credevo e non credo nella storia come, diciamo, come fidanzata, diciamo, della politica. No, la storia dovrebbe avere una sua capacità di autonomia e di indipendenza. E l'altro aspetto importante, che è una specificità della regione, è che l'Etiopia, ma anche l'Eritrea, sono paesi che in una certa misura soffrono di una specie di overdose di storia, no? Sono paesi che hanno una grandissima tradizione culturale, millenaria,
tramandata anche archeologicamente, con una tradizione scritta autoctona, quindi non di derivazione europea o araba, e questo ovviamente è un fardello per certi aspetti, è una ricchezza ovviamente, ma è anche un fardello perché la storia diventa qualcosa che a volte paradossalmente blocca, rallenta, immobilizza i dinamismi della politica, della trasformazione sociale, eccetera. Quindi questo è un altro aspetto. E l'altro aspetto importante, che in certa misura ha anche contribuito anche alla mia decisione di tornare in Italia, è stato ovviamente il fatto che a un certo punto era sempre più evidente che non era semplicemente una questione di rapporto tra storia e nazionalismo, eccetera, che di per sé sarebbe stata una cosa anche una sfida, diciamo, stimolante e affascinante, era anche un problema di rapporto tra storia e dittatura. E lì ovviamente la questione è più complicata, nel senso che quando si vive in un regime che, nonostante le aspettative o forse le illusioni iniziali, si rivelava sempre più di fatto autoritario, sempre più repressivo, sempre più dittatoriale, i margini ovviamente si restringono, perché a questo punto o uno, come si dice, suonava il piffero per all'interno della banda, o doveva cambiare lavoro, o possibilmente doveva allontanarsi. No? Quindi questo, diciamo, in pillole, se volete, il significato, il senso di essere la storia dell'Africa, per cui in storia dell'Africa in un contesto africano, quindi moltissima motivazione, moltissimo dinamismo, e ci tengo a sottolineare, questo non significava necessariamente la storia decolonizzata, perché era una storia che in realtà riproponeva cliché nazionalisti, cliché di legittimazione della classe dirigente, che come sempre succede in questi processi, puntava i riflettori su alcuni aspetti e li allontanava da altri. Banalmente, non so, il Corno d'Africa è un territorio con altissima densità di popolazioni nomade. Tradizionalmente la storia in Africa, comunque nel contesto di decolonizzazione, è una storia che ha privilegiato le società stanziali, ad esempio, rispetto alle società nomade, le società statuali rispetto alle società organizzate linearmente, eccetera, eccetera. Quindi anche questa pone un problema di rapporti di potere. Quindi la decolonizzazione è una macro categoria che poi in realtà è scomposta. Le storie nazionali, le storie africane, le storie asiatiche non sono necessariamente storie decolonizzate, sono storie che in realtà vi propongono o per derivazione coloniale o per produzione autoctona una serie di stereotipi e di visioni distorte del passato storico che non la rendono necessariamente migliore della storia cosiddetta coloniale e colonizzata. Cosa cambia rispetto a uno scenario italiano? Quindi trovarsi a insegnare la storia dell'Africa macerata è ovviamente un abisso, all'inizio di enorme frustrazione, perché la storia dell'Africa è semplicemente una disciplina che la maggior parte degli studenti fa perché è obbligata, nel senso che fa parte del curriculum. Se la potessero sostituire con la storia, che ne so, delle esplorazioni spaziali, dal loro punto di vista probabilmente cambierebbe poco in termini di motivazioni, e soprattutto ti trovi inizialmente in un contesto in cui devi anche, fra virgolette, giustificare, legittimare la tua presenza, il tuo ruolo, il tuo significato. Mi ha sentito quasi anche con i colleghi, nel senso che c'è sempre un po' questa idea leggermente non coloniale, però insomma, tutto sommato, quasi di una disciplina quasi surrogata. Però questa, ripeto, è una percezione. E ovviamente in un contesto anche in cui, va detto, siamo in Italia, e quindi l'immagine di un accademico non caucasico non è ancora ampiamente diffusa, quindi vi racconto questo piccolo aneddoto. Uno dei primi giorni che ero a Macerata, che stavo andando in dipartimento, ovviamente appena assunto, quindi tutto grigio, giacca e cravatta, eccetera, ero fermato da uno studente, che non era uno studente che qui non mi conosceva, che mi viene passato lì, mi ferma, io pensando che volesse l'informazione così, mi chiede, ma scusa, ma cosa vendi, eccetera. No, io, nel mio totale rimbambimento, non riuscivo a capire di cosa parlasse, e ho capito dopo, quindi semplicemente pensavo fossi un ambulante un po' meglio vestito, e quindi voleva sapere se vendevo sigarette o accendini o libri o quant'altro. Quindi la banalità, se volete, però vi dà già questa idea di un cambio di contesto abbastanza significativo. E, detto questo, come vi dicevo, ovviamente
è un contesto in cui la storia dell'Africa è una delle tante discipline, non c'è una motivazione forte, soprattutto nell'università come la mia, che tutto sommato è un'università di provincia, quindi come dire, non c'è probabilmente da parte di studenti un'aspettativa mediamente molto elevata rispetto alla disciplina specifica, e quindi trovarsi in un contesto in cui innanzitutto parti facendo vedere a tutti per sicurezza, a scanso di equivoci, la cartina dell'Africa, spiegargli quali sono le aree geografiche. Quindi in realtà è come dire, non è un corso storia dell'Africa inizialmente, ma una specie di presa di contatto con l'Africa. Devo dire che questa cosa mi è successa anche facendo seminari in università più prestigiose, a Bologna, a Roma, a quant'altro. Studente del primo anno, è triste dirlo, ma spesso devi spiegare dove è l'Africa, dove è l'Eritrea. Cioè, io faccio la domanda tra bocchetto, dove è l'Eritrea? Mi rendo conto che è un paese minuscolo, però in Italia dovrebbe essere un paese importante, essendo stata la prima colonia. Più delle volte devo spiegare dove è, no? Detto questo, non significa che insegnare storia dell'Africa in Italia sia, come dire, un'attività frustrante, noiosa e irrilevante, ha un altro tipo di funzione, come dire, se vogliamo usare questo termine un po' pesante, un altro tipo di missione, ed è quella di, secondo me, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, far capire il fatto che sì, stiamo parlando di storia dell'Africa, ma molti aspetti della storia dell'Africa sono storia dell'Italia. Banalmente il colonialismo non è una questione africana, ma è un elemento che ha strutturato la storia, quindi l'identità e la cultura italiana, anche se la maggior parte degli italiani, almeno delle nuove generazioni, chi diciamo era, diciamo, le vecchie generazioni che hanno preso parte anche alle campagne di Etiopia, eccetera, ovviamente hanno una diversa percezione, però per le nuove generazioni è importante far capire banalmente che l'Eritrea, l'Etiopia, la Libia, la Somalia, per certi aspetti hanno pezzi di storia in comune, sono storie condivise nel senso sono un patrimonio culturale comune. Cosa che paradossalmente è abbastanza forte questa consapevolezza nelle ex colonie ed è pressoché assente in Italia. Quindi questo è un aspetto. L'altra sfida per me, almeno dal mio punto di vista, è quella di, e spero di riuscire a essere chiaro, di banalizzare la storia dell'Africa per i miei studenti, cioè spogliarla dell'esotismo, no? Spogliarla dell'eccezionalità, fargli capire che l'Africa non è quella dei film di Tarzan, che l'Africa segue i processi politici, storici africani, non sono processi tribali, di guerre claniche, di bande assetate di sangue che circolano, di stupratori, di assassini, ma che è una storia, come tutte le storie, banalmente caratterizzata da conflitti, pressioni per accesso a risorse, gerarchie, elite, geopolitica e quant'altro. Quindi banalizzazione in questo senso. E ovviamente, in modo molto utopistico, ho sempre pensato che in una certa misura questo tipo di esposizione, diciamo di contaminazione che per un brevissimo periodo di pochi mesi questi studenti ricevono possa anche influire sul modo in cui loro come cittadini si rapporteranno a questioni molto più concrete, più immediate, cioè il loro rapporto con chi dall'Africa proviene nelle forme più diverse, come studenti, come lavoratori, come rifugiati, come profughi, quant'altro, insomma. Quindi in questo vedo un po' il senso, diciamo, no? Quindi la banalizzazione, come dicevo, della storia dell'Africa, banalizzazione nel senso della sfrondarla di questa presunta eccezionalità, no? Io faccio sempre scherzosamente l'esempio, se voi leggete un articolo sulla stampa rispetto, che ne so, degli scioperi alla FIA di Torino, vabbè, adesso gli scioperi non si fanno più, però quando si facevano, troveresti una presentazione in cui si parla di conflitti, che ne so, fra chi non fa sciopero, chi non fa fare, comire e quant'altro. Se leggete una cosa simile, che ne so, è successo a Johannesburg, è immediatamente un conflitto fra Zulu e Xhosa e quant'altro, ed è una guerra etnica, no? Allora, cercare di far capire come in realtà, non voglio dire tutto il mondo è paese perché sarebbe estremamente sciocco, però far capire come la storia dell'Africa non sia una storia eccezionale, è una storia che
ha delle specificità, ma è parte del patrimonio, diciamo, più anche della storia dell'umanità. E questo, diciamo, per quanto riguarda le mie due esperienze. E in conclusione, diciamo, quali sono, visto che il tema che ho proposto è quello della decolonizzazione della storia, come ho detto all'inizio, intanto è un tema non nuovo, un tema che ha una sua profondità, è un tema anche ambiguo, perché bisogna sempre partire probabilmente da un processo precedente di chiarificazione, cioè decolonizzare da che cosa? No? Cioè, lo sguardo coloniale era uno sguardo abbastanza chiaro, uno sguardo che partiva dal presupposto fondante, con tutta la sua fortissima tradizione storiografica, ma anche filosofica, che ci porta fino a Hegel, no? In cui si sostiene che sostanzialmente l'Africa non ha una storia, ma una storia semplicemente perché non presenta tutta una serie di requisiti, presunti requisiti metodologici da un punto, no? Quindi non so, l'assenza in gran parte dell'Africa di tradizione scritta, politici, l'assenza dello Stato così come sviluppato in Europa, come modello politico dominante, eccetera, eccetera, e tutte queste assenze vengono sostanzialmente utilizzate per giustificare quest'idea che tutto sommato l'Africa non esiste. No? Fino agli anni 60 voi trovate illustri accademici che dicono: ma in fondo la storia dell'Africa inizia con l'arrivo degli europei in Africa. No? Allora, decolonizzare rispetto a questo è ovviamente un processo che è stato avviato e in gran parte compiuto. A partire, come dicevo, dagli anni 50, c'è un'illustre tradizione di storici africani, europei e non, che hanno progressivamente spacchettato, smontato, diciamo, questa impalcatura, questa architettura coloniale, dimostrando come ovviamente l'Africa, come tutte i continenti, le popolazioni africane, come tutte le popolazioni, hanno una loro storia, eccetera. E questo è passato attraverso una messa in discussione radicale, ad esempio, dei fondamenti della storia, il concetto di fonte, no? La fonte non più necessariamente il documento archivistico, la lettera mezza ammuffita, eccetera. La fonte può essere una canzone, può essere un proverbio, può essere una tradizione tramandata rigorosamente nei secoli tra varie popolazioni. Detto questo, come dicevo, questo processo di decolonizzazione non ha comportato necessariamente un processo di, chiamiamolo, anche se improprio forse, di liberazione della storia. Perché? Perché, come dicevo prima, questo bisogno, cioè la storia tutto sommato riflette sempre le tensioni e le necessità del presente, quindi il passato raramente viene investigato per un neutro e asettico piacere di conoscenza, viene investigato perché si ritiene che in questo modo si possano capire meglio, o in alcuni casi ancora peggio, giustificare il presente. Allora, rispetto a questo, io penso che il processo non è più tanto un processo, una questione di decolonizzazione dell'Africa, ma di decolonizzazione della storia, ma piuttosto di, fra virgolette, liberazione della storia, nel senso che anche nell'Africa, vi ripeto, decolonizzata, voi trovate tantissime prestigiose università africane che continuano a insegnare una storia che ancora lascia poco spazio ai gruppi subalterni, ad esempio, all'interno dello stesso territorio, no? Quindi una storia che privilegia, come dicevo all'inizio, tradizioni storiche del territorio legate a esperienze statuali rispetto, ad esempio, alle popolazioni nomadi. No? Se voi guardate i programmi politici della maggior parte dei governi dell'Africa indipendente, così anche nei momenti più radicali, rivoluzionari, tutti presentano un punto che dico: quando la nostra società, il nostro paese sarà libero, democratico e decolonizzato, uno dei primi grandi obiettivi che ci porremo e che raggiungeremo sarà la sedentarizzazione dei nomadi. Perché sedentarizzare significa civilizzare. Allora, quando parlo di liberazione, che forse può essere anche intesa come decolonizzazione,
ci sono tutta una serie di temi che ancora hanno bisogno di essere sviscerati. Il concetto di sviluppo, il concetto di progresso, sono tutti temi che noi, nell'economia dello sviluppo, nelle politiche di cooperazione, eccetera, continuiamo ad utilizzare dando per scontato che abbiano validità ontologica. E non ce l'hanno assolutamente, sono tutti concetti relativi. Il concetto di sviluppo è un concetto con una matrice profondamente europea e che quindi ha bisogno, disperatamente bisogno, di essere contestualizzato storicamente e storicizzato, togliendolo, quindi privandolo di questa veste di apparente universalità che assolutamente non merita. Non è legittimato da me. In che senso? Nel senso che l'idea di progresso, l'idea di sviluppo sono categorie in gran parte europee e soprattutto, come dire, tagliate, modellate sull'Africa in una prospettiva coloniale. E il paradosso è che anche le politiche più teoricamente illuminate di cooperazione, di aiuto, di sostegno, si muovono all'interno di un perimetro che è stato definito in contesto coloniale. Allora, questi sono gli aspetti, secondo me, in cui è necessario uno sforzo e in cui credo che appunto la storia possa avere un ruolo importante. Perché? E con questo concludo, perché vedo che sto sforando la mia finestra, concessami. Ho l'impressione che continuiamo a vivere un po' a volte una specie di equivoco legato attualmente a Cicerone, no? Quando Cicerone definisce la storia del maestro di vita. È un equivoco che tutti noi, all'interno, ci portiamo. La prima cosa che ci viene detta in genere, la prima lezione di storia alle elementari, quest'idea che la storia ci insegna. E io credo che questo sia falso. La storia non insegna nulla. Anche perché se la storia insegnasse, vorrebbe dire che siamo tutti dei pessimi studenti, perché gli errori, le guerre, i genocidi, le stragi, le ingiustizie, le violenze si replicano continuamente. Per cui io accantonerei questa idea della storia come maestra. Perché l'idea della storia come maestra presuppone che ci sia una specie di un processo teleologico quasi, no? Di necessaria e inevitabile trasformazione e sviluppo degli eventi. Allora, secondo me la storia è semplicemente uno strumento che cerca, con tutti i suoi grandi limiti, di dare un senso alle contraddizioni. Dare un senso, in che senso? Nel senso di far capire le matrici, le genealogie delle contraddizioni all'interno delle quali viviamo, il perché rispetto a varie scelte possibili ne sono state operate alcune a scapito di altre, e grazie a questo capire il processo che ci porta al nostro presente. Questo penso sia un po' il senso della storia in generale, non della storia africana o della storia coloniale, eccetera, proprio della storia come disciplina. Sempre all'interno di quello che dicevo prima, cioè questa consapevolezza di umiltà, che è semplicemente uno dei modi, non necessariamente il migliore di altri, è uno dei modi con cui si cerca di rappresentare e ricostruire il passato, ma non necessariamente il migliore. E qui mi fermo perché questo è il tempo che ho a disposizione. Grazie mille davvero per questo interessantissimo excursus. Allora, nel frattempo mi permetto di ricordare nuovamente a tutti che adesso, qualora qualcuno desiderasse porre delle domande al professore, può utilizzare l'apposita chat delle domande oppure chiedere di intervenire alzando la mano. E io sfrutto oggi il mio ruolo di moderatrice per avanzare alcuni interrogativi. Premetto, gli interrogativi sarebbero tantissimi dopo quello che abbiamo ascoltato, però cerco di portare l'attenzione su quello che è anche il nostro lavoro. Ho trovato molto interessante questo primo step, direi necessario, di approccio, alla decolonizzazione e alle storie. E cioè quando si parlava dell'umiltà. Mi domandavo, e forse potrebbe essere una domanda un po' naive, però magari può essere utile anche poi per gli altri membri del gruppo di progetto. Mi domandavo se questa postura, anzitutto umile, come e se potesse essere utile nel nostro approccio di costruzione di un archivio.
Questa è un po' la prima domanda e collego un altro interrogativo. Mi domandavo, ascoltando questa idea di porsi anzitutto in maniera umile rispetto non solo alla storia ma alle storie, sentivo un'assonanza con diciamo le discipline, e mi riferisco soprattutto al mio ambito, all'ambito filosofico, che è quello che conosco di più, alle discipline comparative che più o meno recentemente hanno cominciato a fiorire, forse dovrei dire hanno cominciato a fiorire come sottodiscipline delle grandi discipline, penso alla filosofia politica o alla teoria politica, solo per fare degli esempi. E ecco, io sento un po' risuonare l'eco di un approccio comparativo, per cui la mia seconda domanda è se questo tipo di postura e questo tipo di approccio può essere in qualche modo ricollegato a questa metodologia anche comparativa. E poi ne approfitto anche per aprire appunto a un'altra questione che abbiamo peraltro posto agli ospiti del precedente seminario, perché ho trovato interessante anche, diciamo, i passaggi legati alla ricezione degli studenti dei corsi di storia e al valore che questi corsi possono avere. E a un certo punto, giustamente, lei diceva esporre gli studenti a questo tipo di corsi significa mettere loro nelle mani degli strumenti per poter operare almeno un'analisi, una lettura più critica della realtà e di ciò che li circonda. Allora io collego a questa riflessione sempre il lavoro del nostro archivio, chiedendole, secondo lei, che valore può avere questo nostro archivio, che si propone, fra le altre cose, peraltro, di scardinare i ruoli classici di chi ricerca e di chi è ricercato, e che cosa può portare, che valore può portare per esempio degli studenti, ma poi allargherei anche per la comunità, per la collettività. Sì, sono tutte domande complicate e che prevedono risposte complicate, invece dovrebbe essere rapido e semplice. E allora, la questione dell'umiltà, lo dicevo all'inizio, può sembrare banale, nel senso che, o banale e ipocrita, nel senso che ciascuno di noi ha la sua storia, ciascuno di noi ha il suo bagaglio di pregiudizi, ed è attraverso questi pregiudizi che noi leggiamo il mondo, tutti noi, secondo me, questo sono abbastanza convinto. Allora, io faccio ormai da alcuni decenni questo lavoro e non sarei così ipocrita da dire che lo considero un lavoro qualsiasi e che accetto, come dire, in totale serenità di mettermi in discussione o a confronto con, che so, con un anziano in un'osteria che inizia a raccontarmi una canzone, no? Cioè, mi rendo conto che ciascuno di noi ha i suoi arroccamenti, i suoi pensieri, i suoi orgogli, anche i suoi pregiudizi. Detto questo, quello che intendo con umiltà è il tentativo, non necessariamente realizzato o realizzabile, di prendere atto dell'esistenza di altre letture, altri modi di rappresentare il passato e di capirne l'importanza. Quindi capire che sì, noi lo facciamo, perché io faccio lo storico, diversamente farei il cantastorie, ma capire che il cantastorie in realtà aggiunge, arricchisce la conoscenza della storia, e che tutti insieme contribuiamo a questo processo. E faccio un esempio per capire, no? Che forse è il modo più semplice. Nell'ambito, ad esempio, dello studio delle religioni in Africa, quindi la storia delle religioni africane in una prospettiva storica, un interrogativo che sempre più fortemente gli studiosi sollevano è quello di dire: qual è il modo più corretto per studiare le religioni africane, no? O, se preferite, la religiosità africana? E banalmente c'è un saggio uscito ormai
15 anni fa da parte di due studiosi, Steven Ellis e Herr van der Haar, che è intitolato Le religioni, Religion and Politics in Africa, Taking African Religion Seriously, qualcosa di questo genere, se non mi ricordo esattamente il titolo. Sostanzialmente prendere seriamente le religioni africane. Cosa significa? Significa che se per una componente, per una percentuale significativa della popolazione africana, la religione, quindi la dimensione religiosa, la dimensione spirituale, la dimensione trascendente, è un elemento centrale, ma non nel senso simbolico, come si percepisce in Europa, nel senso reale, cioè questa idea per cui, che ne so, gli spiriti, gli antenati, i morti, non sono semplicemente, no, come dire, un patrimonio, ma sono una realtà tangibile, un elemento che interagisce con la realtà, che ha possibilità di influenzare la realtà. Se noi non accettiamo di prendere questo seriamente, perché se per gran parte delle persone è così, significa che questo informa, plasma, determina il loro modo di essere concretamente, come persone, come attori politici, come attori sociali, come individui, come cittadini, eccetera, eccetera. Allora, questo è quello che intendo con umiltà, cioè riuscire a fare questo processo, questa distinzione, no, che gli antropologi pongono fra la dimensione emica e la dimensione etica, no? La prospettiva di chi è fuori e la prospettiva di chi è dentro. Cercare il più possibile di mettersi nella prospettiva di chi è dentro a un insieme valoriale, a un insieme di modi di leggere e di capire la realtà, senza questa operazione la nostra conoscenza è una conoscenza sempre, come dire, superficiale e in una certa misura presuntuosa. Quindi questo era il senso dell'unità. Allora, spostandomi alla questione dell'archivio, sì, questa categoria che io sono inventato un po' così di umiltà, per semplificarla, è sicuramente uno strumento metodologico che potrebbe essere importante, prezioso, nella costruzione di questo progetto ambizioso che avete di archivio, perché è il prerequisito fondamentale. Se non si sa ascoltare, non si può parlare, no? Quindi bisogna prima sapere ascoltare, sapere capire, sapere accettare le memorie, le informazioni, tutto ciò che ci viene trasmesso, e questo è il primo passo per procedere nella costruzione di un archivio, che poi ovviamente, come tutti gli archivi, avrà inevitabilmente, penso, delle sue gerarchie, delle sue categorizzazioni, perché diversamente sarebbe semplicemente una messa indistinta di dati, no? Ma il passo iniziale fondamentale è del sapere ascoltare, del saper capire, con una dose di umiltà, nel senso non presupponendo di conoscere già le risposte, in certo senso, o di avere gli strumenti per capire le risposte. È sicuramente un dato che può confluire. E la comparatistica, ma sì, la comparatistica sta alla base del modo con cui si è riscritta la storia dell'Africa già a partire dagli anni 40, 50, cioè la storia dell'Africa è stata resa, la storia dell'Africa così come la intendiamo contemporaneamente, è stata possibile grazie alla continua contaminazione con altre discipline, per cui gli storici africani devono necessariamente rapportarsi non solo alla storiografia classica, no? Che legge i testi, i documenti, gli archivi, eccetera, ma si deve appoggiare all'antropologia per capire come si fa ricerca sul terreno, come si raccolgono fonti orali, si deve rapportare all'archeologia, perché l'archeologia non è necessariamente solo l'archeologia monumentale, no? Che trova i grandi artefatti, è anche l'archeologia sociale che riesce a ricostruire scavando, no? Come vivevano comunità, quali erano gli artefatti quotidiani, che tipo di alimentazione aveva, che tipo di bestiame allevavano, eccetera. Deve rapportarsi alla linguistica per capire in che misura i flussi di popolazione sono ricostruibili anche attraverso le traslitterazioni di vocabolari che ogni popolazione lascia quando entra in contatto con un'altra, e così via, no? Quindi la dimensione dell'approccio comparativo è ovviamente fondamentale, sta a monte tutto quello che ho appena citato. L'ultima questione, che non sono sicuro se ho capito bene, era quella della ricezione degli studenti, quindi in che misura questo valga rispetto all'archivio.
Se è così, sì, penso che ci sia un'analogia molto forte, nel senso che, così come dicevo, per gli studenti italiani, che anche questa è una categoria da discutere, perché le mie classi vedo negli ultimi 15 anni sono cambiate significativamente, ho sempre più studenti che sono italiani, ma hanno ovviamente delle storie più articolate, quindi per loro la storia torna ad avere un significato probabilmente un pochino più articolato, più complesso, no? Per cui se ho degli studenti che sono in qualche modo di origine, non so, maghrebina o nigeriana o senegalese o quant'altro, è ovvio che cambia, no? Però tornando, diciamo, a questa idea un po' astratta di studenti italiani, sì, e anche gli archivi sono, gli archivi sono importanti perché è uno strumento, soprattutto poi immagino se reso fruibile con tutte queste tecnologie a cui i giovani sono molto affezionati, è uno strumento che permette un'interazione, un contatto con informazioni, con dati, esperienze estremamente importanti. Quindi in questo senso penso che ci possa essere un forte elemento di analogia. Grazie mille. Prima di avanzare nuove questioni, chiedo ai membri del gruppo, agli altri membri del gruppo, se qualcuno ha già delle domande che vuole porre, finché attendiamo. Ecco, Yusuf, ti vedo già con la mano alzata e ti lascio immediatamente la parola. Buonasera a tutti, ringrazio tantissimo il professore, è stato molto utile per me perché questi giorni io personalmente riflettevo sulla storia di come cosa può essere anche la storia. Hai detto nel tuo discorso, mi dispiace tanto, non ho potuto seguire tutta la fila del discorso perché la voce si sentiva poco. Hai detto che la storia è insieme di tante cose. E hai detto, piuttosto di parlare della decolonizzazione della storia, di parlare della liberazione della storia, e io chiedo quale storia e come possiamo, soprattutto, da dove partire dalla liberazione di una storia e cosa può essere anche possibile usare questa liberazione per la generazione futuro. E anche questa è una, come dire, la famosa domanda da $1 milione. Quale storia e quale liberazione? Allora, purtroppo non penso di avere la ricetta, diciamo, la chiave magica, diciamo, per rispondere a questo. Semplicemente io penso che sia, come dire, in una certa misura una questione di attenzione al metodo, no? Quindi il fatto di quando ci si rapporta alla storia di un paese, di un territorio, di una popolazione, di un gruppo, di una comunità, innanzitutto non dare nulla, no? Per scontato, quindi essere sempre, come dire, ferocemente critici, ferocemente dubbiosi. Questo so che di nuovo suona banale, ma è probabilmente la ricetta più immediata che posso dare. In che senso? Quando io dico che la storia è una questione non solo di decolonizzazione, ma anche di liberazione, intendo dire che, dicevo prima, ad esempio, no, anche in un territorio africano contemporaneo decolonizzato, la storia non è necessariamente liberata. Perché? Perché ci sono tutta una serie di, non so, di gruppi sociali che rimangono ai margini, vengono ignorati, di comunità. La questione di genere è una prospettiva, no? Che visibilità hanno le donne nella storia dell'Africa, no? E, insomma, la storia, come dire, è per definizione o necessariamente selettiva, no? È impossibile studiare tutto. Bisogna decidere qualcosa.
su cui si concentra l'attenzione. Allora, essere consapevoli della limitatezza, del fatto che ogni storia è come una fotografia, no? La fotografia non riprende tutto, riprende semplicemente quella porzione di realtà che rientra nell'inquadratura, tutto il resto non è escluso. Allora, essere consapevoli della complessità della realtà all'interno della quale si sviluppano i processi storici, politici, eccetera, e quindi in questo senso contribuire a liberare. Allora, se ho capito bene, l'ultima domanda era in che misura questo può essere utile, diciamo, alle nuove generazioni, alle generazioni future. Vabbè, io penso che sia utile per varie ragioni. Innanzitutto è utile perché aiuta a capire meglio chi siamo, no? So che sono banale, però avere un'idea più, non so, pensate cos'è stato negli anni 60, no? Per quel che era giovane all'epoca, riuscire a smantellare questa enorme impalcatura costruita dal colonialismo che diceva che gli africani erano tutti selvaggi, erano tutti barbari fino a quando non sono entrati in contatto con l'Europa. A rimuovere questo fardello che opprimeva, no? la popolazione africana, pensate per i giovani dell'epoca quanto sia stato liberatore. Allora, analogamente, no? Per le nuove generazioni, essere consapevoli della complessità della storia, della loro storia, della storia per chi è migrante, della storia dei paesi in cui proviene, ma anche per chi si trova già qua in Italia, cresciuto in Italia, ma che vive questa situazione, come dire, di dualismo identitario, no? Cioè, no, ti senti italiano, però nello stesso tempo vieni rappresentato come non italiano. Allora, avere una consapevolezza che c'è una porzione del tuo patrimonio culturale che ha pari dignità e che non è qualcosa di cui vergognarsi, io ritengo, soprattutto per le nuove generazioni, sia particolarmente importante. Non so se ho risposto, però ecco, questi sono alcuni degli ambiti in cui vedo un senso per quello che cercavo, per questo processo che cercavo di spiegare, di liberazione della storia. Grazie mille, non so se Yusuf desidera aggiungere qualcosa o replicare. No, sono d'accordissimo su quello che stava dicendo la professore e soprattutto che le mie analisi non mi hanno anche rapportato a questa definizione di riguardo anche all'apertura per il nuova generazione, soprattutto pensavo anche a quelle storie mai raccontate o le storie che qui vengono diminuiti, qui il valore vengono tolto perché non è mai stato scritto, e nel senso anche soprattutto riguardo il percorso dell'immigrazione di oggi e riguarda anche chi siamo e chi sono nati qua, e riguarda la differenza di chi non si riconosce proprio in un paese in cui sei nato. Io penso che la storia non è banalità, ma prima di liberare la storia bisogna liberare prima le menti delle persone. E chiudo qua. Grazie mille tanto, professore. Allora, grazie a Yusuf. Qualcun altro? Intanto invito nuovamente anche il pubblico per qualsiasi domanda, anche di chiarimento, mi sento di dire, o per qualsiasi curiosità, prenotatevi e mi rivolgo di nuovo nel frattempo al gruppo se ci sono altre questioni. Alba, prego. Volevo un po' fare una domanda unendomi a quello che Yusuf diceva prima, che riguarda soprattutto, lei all'inizio ha parlato della storia come una battaglia, no? Una battaglia nella quale confluiscono soprattutto il potere ha un ruolo fondamentale.
Noi che adesso come gruppo di progetto stiamo pensando a un archivio che parta dalle voci dal basso, che metta ai ricercatori stessi, che siamo noi gli stessi ricercati, a creare una storia dell'Italia per una storia di voci di fuori luogo, cioè voci di persone che siamo qua contemporaneamente, stranieri, però che veniamo da altre parti, che stiamo costruendo e che ci troviamo all'interno di questo contesto. Ci troviamo a pensare in questo presente a creare la storia del domani, no? E come questa verrà rappresentata. Le nostre narrative e i nostri strumenti sono molto simili e anche vorremmo imparare soprattutto questi metodi che vengono dalle canzoni, perché abbiamo a che vedere con una rappresentazione più intima, più profonda, più soggettiva della storia, no? Però ovviamente dall'altra parte, dico, mi aggancio all'idea della battaglia, ci troviamo a fare una battaglia molto forte nei confronti della narrazione che c'è sull'immigrazione attualmente in Italia, no? Quindi noi abbiamo un piccolo sasso di narrative dal basso che cerca di respingere, di trasformare, di creare una visione soggettiva dalle stesse persone che compongono la sua ricerca, e ci troviamo però con questo dislivello, no? Come può rappresentarti questo archivio tra 70 anni, no? In cui magari i miei figli, i figli di Yusuf, i figli di Yaya, di Yelen, di Samori o i nipotini andranno a vedere. Io mi chiedo, questa è la prima riflessione che volevo apportare su questo dislivello di potere, come fare per noi per avere un po' un potere diverso, una narrazione diversa, e in secondo luogo anche il contesto in cui viene fatta questa ricerca. Nel senso, noi stiamo pensando a contesti alternativi che riguardano persino le cene che noi condividiamo. Perché? Perché sempre ci hanno costretto a raccontarci come migranti in contesti istituzionali, in contesti dove c'è un potere che arriva dall'alto, no? Dove vogliono categorizzarci, come lei parlava prima, tramite pregiudizi, tramite idee, tramite vittime o tramite minacce, no? Sono sempre queste categorie. Noi invece stiamo pensando a cambiare contesti, tipo cene e spazi pubblici, le nostre conversazioni, per creare delle fonti informali, tra virgolette, di parola da trascrivere, da narrare su chi siamo e cosa stiamo facendo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Quindi la riflessione sul contesto, proprio per uscire da questi contesti di potere dove sempre ci stanno cercando di incastellare, vorrei pensare lei come storico, che probabilmente anche conosce la storia formale ese, che purtroppo è quella dell'Accademia, come ci ha detto, sia in Africa che qua è la stessa, può avere un valore, può essere importante per il nostro archivio, può rappresentare un modo diverso di fare la storia, un modo diverso di entrare, di decolonizzare, cioè di entrare a battagliare con quel potere, e può essere utile nel futuro? Non so se riesco a rispondere. Yeah. Non so se mi sono resa. Ho cercato di essere sintetica senza nessun successo, però. Grazie Alba, intanto se il professore è d'accordo raccoglieremo anche un'altra domanda dal pubblico e lascerei la parola, se vuole intervenire anche con il video può procedere, ad Antonia Grasselli, prego. Saluto tutti, buonasera. Io mi sentite, no? Io sposto un po' il discorso, un altro ambito, diciamo, perché non faccio parte del gruppo di ricerca vostro e sono un insegnante di storia, quindi il mio punto di vista è quello dell'insegnamento della storia. E mi ha molto interessato l'esperienza raccontata, no, su questo insegnamento della storia in Africa e in Italia. Mi sono trovata, diciamo, per motivi di attività mia personale, di progetti che ho portato avanti anche con una scuola ugandese, per esempio, e anche il rapporto che ho avuto di lavoro con dei ragazzi migranti che sono venuti a scuola da me, al Liceo Femmine di Bologna, a constatare un po' questo. Spero di non fare confusione.
La formazione e la dimensione storica è molto importante per noi. Noi in Italia ci badiamo molto a questo, no? Lo facciamo in tanto modo, in tanti modi, lo facciamo attraverso la cronologia, lo facciamo attraverso il lavoro sulle fonti, lo facciamo attraverso l'acquisizione di punti di riferimento, anche per poter, diciamo, inquadrare gli eventi del passato nei loro contesti. Per quanto riguarda, diciamo, invece l'esperienza che mi è stata almeno riferita, no? Dell'insegnamento della storia, parlo dell'Uganda e di Kampala, della scuola superiore, quindi la voglio circoscrivere come esperienza, è questa, cioè la storia non è insegnata, diciamo, adeguatamente, che gli studenti hanno una storia, il passato, il rapporto con la storia, il rapporto con un passato mitico, diciamo così, un passato che non ha una cronologia, che non ha una tempistica, che non ha una periodizzazione, cosa che invece per noi è molto importante, la periodizzazione, diciamo, del passato storico, per cui c'è questo fluttuare un po' nel nulla. E questa situazione è sicuramente piuttosto svantaggiante per gli studenti e secondo me è abbastanza negativa. Io mi pongo anche altre domande, no? Mi sono posta delle domande in relazione, per esempio, agli studenti, ai migranti africani, i giovani che ho visto venire a scuola da me, no? Quali possono essere i punti di riferimento per insegnare storia? Noi abbiamo i nostri punti di riferimento, ma questi ragazzi non hanno nessun punto di riferimento, nel senso che hanno una conoscenza quasi inesistente, no, del loro passato storico. Allora, come muoversi? Dobbiamo, nel momento in cui insegno storia a queste persone, mi devo porre il problema, no, anche di punti di riferimento comune per poter costruire un discorso storico che abbia un senso anche per loro. Non so se ho fatto confusione o se sono riuscita a esprimere almeno il mio problema, che per me è molto importante. Primo, perché la dimensione storica è fondamentale. Secondo, necessita degli strumenti per essere acquisita. E terza, come posso farla oggi, quando ho davanti delle persone che hanno il vuoto alle spalle. Basta, finito, grazie. Grazie. Ricedo la parola al professore. Allora, sì, tante cose, diciamo, tanta carne al fuoco. Allora, quello che veniva chiesto da Alba, no? La storia come campo di battaglia, e quindi anche la vostra battaglia, in un certo senso, con l'archivio, no? Se ho capito bene. Sì, il fatto di proporre anche, come dire, modelli discorsivi diversi, no? Cioè non semplicemente quelli istituzionali, c'è riferimento alla socialità, alle cene, eccetera, sono sicuramente un aspetto importante, no? Cioè trasmettere memoria di queste esperienze, che non sia semplicemente, no, la sofferenza, lo sbattimento per il permesso di soggiorno o la marginalità o quant'altro, che ci sono, che non vanno taciute, però fa vedere che non c'è solo questo, che c'è anche, che non so, socialità, convivialità, gioiosità, eccetera, eccetera, no? Che c'è bellezza, banalmente, no? Le feste, i matrimoni, le cerimonie, i battesimi, qualsiasi cosa, no? Quindi in questo senso, se ho capito bene la sua domanda, è sicuramente un aspetto importante. E adesso, per banalizzare, sul piano proprio degli strumenti, della metodologia, in realtà gran parte di quello che fate, che state facendo, è in gran parte qualcosa che si fa da tempo, cioè che gli strumenti con cui si fa da tempo sono gli strumenti del lavoro sul terreno antropologico, un tempo si diceva etnografico, eccetera, no? Quindi la ricerca partecipata, partecipanti, tutte queste cose, no? Che in gran parte è questo, no? Quindi il cercare di documentare, cercando il più possibile di, quando facevo prima questo riferimento, no? La differenza tra emico e etico, no? Quindi cercando non di non giudicare, però cercare in una certa misura di sospendere la dimensione del giudizio, recependo, no?
ciò che viene detto, ciò che viene trasmesso, nella, come dire, nella sua genuinità, nella originalità di chi lo propone. Quindi il senso di un archivio non è di, come dire, di fornire un'immagine della storia. Il senso dell'archivio è di raccogliere e trasmettere, tramandare materiali, uso un termine che è improprio perché non sono materiali nel senso più ampio, e gli archivi, cioè, possono essere consapevoli ma possono essere anche inconsapevoli. Ovvio che più un archivio è consapevole, più può avere la sua logicità, ma questa logicità non è, adesso non voglio come dire, scoraggiarvi, no? Però non è detto che il senso dell'archivio, ciò per cui l'archivio è stato costruito, sarà il motivo per cui l'archivio sarà importante fra 20 anni, 50 anni, 100 anni, eccetera. No? Vi faccio un esempio stupidissimo. A me è capitato di lavorare su una raccolta di documentazione originale di un funzionario coloniale italiano, e mi venne, allora ero, non mi ricordo se avevo già finito, stavo finendo dottorato, mi viene chiesto se volevo metterci mano, come lavoro, eccetera. Qui iniziai a leggermi questo, mi sembra 1500-2000 lettere raccolte, alcune in italiano, alcune in lingua tibena, alcune in lingua amarica, eccetera. E lettere estremamente interessanti, ma senza nessun senso tra di loro, cioè alcune della fine dell'Ottocento, altre del 1941, senza coerenza tematica, senza coerenza geografica, senza coerenza autoriale, eccetera. Per cui continuavo a studiare, e praticamente solo alla fine del lavoro ho capito che il senso dell'archivio era tutta un'altra cosa. L'archivio era stato raccolto unicamente per fare raccolta dei timbri, dei sigilli, perché questa persona era interessata ai sigilli, fra l'altro bellissimi, che arricchivano queste lettere, no? Quindi io sono impazzito per capire il senso di questa catalogazione, ma e per me l'importanza di quell'archivio era tutt'altra, l'importanza era il fatto che c'è una quantità enorme di corrispondenza originale fra, come si chiamavano all'epoca, sudditi coloniali africani che interloquivano tra di loro o con l'amministrazione coloniale, ma usando le loro lingue. Quindi il senso dell'archivio per me era quello, ma il senso dell'archivio per chi l'aveva costruito era tutt'altro, era interessato a un aspetto specifico, i sigilli. Allora, voglio dire, tutto ciò che voi fate è importante, è meritorio, e io lo trovo estremamente, lo apprezzo tantissimo. Ricordatevi sempre che però il senso cambia nel tempo e che quindi è importante la serietà, la disciplina con cui questo materiale viene raccolto, ma dire quale sarà il senso di questo materiale tra 50 anni e 150 anni è difficile, no? Pensate, non so, a Roma, a questo bellissimo archivio del, come si chiama, archivio del movimento operaio contadino, adesso non mi ricordo, è un archivio fantastico, pieno di materiale audiovisivo, di cassette, di fotografie, di poster, di volantini, eccetera, che cerca in qualche modo, ha cercato di lasciare memoria di un'esperienza storica grandissima di lotte sociali e politiche in Italia, credo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, più o meno agli anni 70, no? Allora, il senso con cui è nato, il senso che diamo noi oggi a questo archivio è indubbiamente mutato. Quindi noi non abbiamo nessuna capacità di predestinare, no, la fruizione e il destino di queste cose. Per me la cosa più importante è la disorganizzazione, il disordine dell'archivio, perché più è ricco, più è disorganizzato, più è ricco, per cui è più fruibile. Io arrivo con un interesse specifico, che ne so, le questioni di genere nell'immigrazione in Italia negli anni 2010-2020 e ci trovo questo materiale. Magari invece sono interessato alla questione, che ne so, la presentazione, la percezione dell'etnicità nelle comunità migranti in Italia all'inizio degli anni 2000. Potrebbe essere una filone di ricerca. Allora, meno è predefinito, diciamo, il senso dell'archivio, forse più diventa ricco, però so che sto andando un po' forse nell'astrazione. E non penso di non aver risposto adeguatamente a ciò che mi chiedeva, ma ci ho provato. E per quanto riguarda quello che chiedeva invece l'ultima, Antonia Grasselli,
Allora, io non ho nessuna idea, confesso, su come si insegni la storia in Uganda, quindi non so se ci sia questo vuoto, come e perché. Quello che io ho notato è che molte, paradossalmente, in molti paesi africani, in molte università africane, ho riscontrato una tendenza a una, o a una iperinflazione della storia, per cui una lettura molto militante, molto panafricana, no? Come poteva essere in Senegal, in certa misura in Tanzania, fino a pochi anni fa, o una lettura estremamente invece compressa e ristretta, no? Quindi fortemente nazionale, eccetera. Paradossalmente ricordo che l'Uganda ha questo centro di studi sociali, Makerere, che è uno dei, storicamente è stato uno dei fari degli studi umanistici, storici in Africa. Dakar, Makerere e Dar es Salaam sono stati dei fari per dei decenni, no? E per cui lei mi diceva quali strumenti per insegnare la storia a questo tipo di studenti. Allora, io sono parzialmente come dire, in disaccordo con lei quando dice che hanno un vuoto, per cui c'è dal punto di vista storico, storiografico, eccetera, nel senso che si torna a quello che dicevo io, probabilmente c'è un vuoto rispetto alla concezione formale della storia, però probabilmente hanno un altro approccio, per cui non so, se io penso a tutti i miei familiari, o comunque la maggior parte, questo anche in altri contesti africani, qualsiasi persona ha tranquillamente la capacità di dire chi sono, penso a facciare una genealogia della propria famiglia, della propria comunità, risalendo indietro di 7-8 generazioni. No? Questo per me è patrimonio storico, ha una conoscenza della storia della propria comunità o del proprio villaggio, quindi è un diverso rapporto con la storia. Allora, rispetto a quello più formale, diciamo, quello a cui fa riferimento la signora Grasselli, quindi legato all'esperienza di insegnamento più accademico, eccetera, non è che c'è un vuoto, secondo me c'è una necessità di tracciare una specie di ponte fra questi due universi, diciamo, questi due concetti della storia e del passato. E c'è anche un'altra questione, probabilmente, che è più banale. Negli ultimi 30 anni, in generale, insomma, adesso non vogliamo fare della storia militante, però tutta la serie di politiche, diciamo, avviate a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, no? Quindi aggiustamenti di aggiustamento strutturale, pressioni della Banca Mondiale, ad esempio, per come si diceva all'epoca, per una cura dimagrante alle pubbliche amministrazioni, si è tradotta ad esempio in un taglio drammatico del settore pubblico, quindi sanità, istruzione, trasporti. No? Allora, questo cosa significa? Significa banalmente che insegnanti sono stati licenziati, posti di lavoro sono stati chiusi e le discipline insegnate a scuola si sono anche ristrette. Per cui la storia è sempre più diventata, è stata percepita sempre più come una disciplina forse non così importante in questa prospettiva di sviluppo di cui parlavo prima, no? Di modernizzazione. Per cui grande enfasi sulle discipline, magari, che ne so, scientifiche, la matematica, la chimica, la fisica, eccetera. Questo potrebbe essere, adesso le confesso, non conosco il panorama scolastico ugandese, però potrebbe essere una spiegazione di questa distanza, diciamo, dalla storia, diciamo, come si insegna normalmente nelle scuole, in Europa, in Italia. E quindi, ripeto, immagino di deluderla, però i riferimenti per insegnarlo, per insegnare la storia, penso, cioè, semplicemente sia consistano nel cercare di, ripeto, trovare un modo per collegare questi due mondi. Sono sicuro che queste persone abbiano una ottima conoscenza delle loro tradizioni, delle tradizioni della loro comunità, del loro popolo, del loro villaggio, del loro paese, ovunque essi vengano, e quello è un modo di ricostruire un sapere storico e cercare poi di farlo transitare in questo concetto più formale che si usa nelle scuole.
far raccontare le loro storie semplicemente e provare a contestualizzarle invece, che so, nel contesto della, che so, la storia politica ugandese o dell'Africa in cui loro sono cresciuti. Grazie di nuovo, siamo per esaurire il nostro tempo. Passo la parola a Fausto e ci avviamo a raccogliere poi le ultime domande. Yaya, ho visto, poi passerò la parola anche a te. Fausto, prego. Volevo tornare per un attimo su due questioni che mi sembrano molto interessanti che lei ha toccato in risposta soprattutto alle ultime due questioni. La prima è quella del grado di intenzionalità che si può rilevare nella costruzione di un archivio. Ecco, mi sembra di estremo interesse quello che lei ha detto sul fatto che un archivio attraverso la frequentazione, attraverso la ricerca, non ci restituisce mai una dimensione interpretativa. La dimensione interpretativa è quella che costruiamo attraverso la ricerca. Quindi il grado di intenzionalità che eventualmente ha orientato la costruzione dell'archivio può totalmente smarrirsi o acquisire un altro verso nella interpretazione attraverso appunto la frequentazione della documentazione che nell'archivio è depositata. Ecco, se lei può tornare su questo elemento e sulla dimensione fortemente, come dire, qualitativa del restituire un senso ad un dato che noi troviamo depositato in un archivio, che solo l'indagine e la ricerca può restituirci, per me può essere molto interessante. L'altra questione invece, che è anche di tipo più personale, perché anch'io da insegnante mi sono misurato con la difficoltà, lei prima ha detto una cosa secondo me di grande interesse e di grande, come dire, profondità, il fatto che più che insegnare qualcosa, ecco, bisognerebbe insegnare una disposizione, bisognerebbe insegnare ad acquisire sguardi ogni volta diversi sulla storia. Ecco, tra l'altro aggiungo che se questo è il problema, e questo è il problema anche attorno al nostro discorso, che lo fonda quasi, molto probabilmente questo vale per tutti i luoghi della Terra in cui ci troviamo a insegnare storia, e vale per tutti i ragazzi che in tutti i luoghi della Terra frequentano una scuola per acquisire elementi di storia, sia che siano ragazzi che agiscono all'interno di una classe molto omogenea come provenienze, sia che siano ragazzi che agiscono all'interno di una classe che può avere delle pluralità di provenienze. Ovviamente le cose sono diverse, perché le pluralità di provenienza all'interno di un gruppo danno la possibilità di svolgere il lavoro in un altro modo, però se il problema è acquisire una disponibilità e uno sguardo diverso sul tempo passato, molto probabilmente non dobbiamo tanto fare esercizi metodologici su come adeguiamo il nostro bagaglio culturale ad un impegno di questo tipo. E faccio un esempio concreto su cui io vorrei la sua risposta. La prima ossessione degli insegnanti di storia è in genere quella di riuscire a inserire all'interno di una strutturazione metodologica del proprio insegnamento tanta storia, ecco, tanta storia quantitativamente intesa, tanta, ecco. Molto probabilmente l'insegnamento della storia che punta ad insegnare un'acquisizione, uno sguardo diverso sulla storia, dovrebbe invece selezionare delle storie rappresentative di mondi diversi, di situazioni diverse. E attraverso questo processo di selezione, quindi agire metodologicamente in modo diverso su una quantità più piccola di eventi, su un numero di esempi più limitato, per esempio per agire anche sul quadro della comparazione tra una storia di un paese
è una storia di un altro paese, uniti però da una dimensione tematica. Lei prima ha fatto l'esempio dello sviluppo, che è fondamentale dal mio punto di vista, ma non solo perché sono diversi gli sviluppi, ma perché una storia di uno sviluppo africano, anche se rapportabile ad una storia di uno sviluppo europeo, sarà sempre la storia di un altro sviluppo. Ecco, quindi volevo il suo parere sulla possibilità di immaginare un insegnamento ad acquisire una dimensione diversa e una disposizione diversa sulla storia, che scommettesse su un certo numero di storie, quindi, come dire, lasciare il singolare storia maiuscolo sullo sfondo e far emergere da questo singolare storia maiuscolo un repertorio di storie che noi ovviamente andiamo ad individuare per la loro significatività, all'interno delle quali andare più in profondità, fare delle operazioni anche di ricerca insieme ai ragazzi e scommettere sul fatto che attraverso questo esercizio loro possano conoscere paradossalmente meno storia, ma avere sulla storia uno sguardo diverso e una disponibilità diversa. Mi permetto di intervenire brevemente per chiedere al professore se preferisce rispondere subito o se possiamo raccogliere altre domande. No, io direi sempre, se possibile, di raccogliere, perché poi se le domande dialogano tra di loro è meglio, in certo senso. Allora, cedo immediatamente la parola a Yaya e poi raccogliamo anche le restanti domande. Prego, Yaya. Buonasera professore, scusatemi, io nel frattempo è quasi di auto scaduto e sto andando a lavorare. Allora, io voglio tornare da quella domanda che Yusuf ha fatto di scolonizzare in mente questa cosa qua. Allora, l'Africa abbiamo prima un problema, abbiamo i problemi. Per discolonizzare tutto questo, prima dobbiamo avere la nostra lingua che studiamo in scuola, ogni paese come qua. Yaya, perdonami se ti interrompo. No, perché ti ho aiuto vicino. Noi nelle scuole in Africa studiamo le lingue degli altri. Per esempio, vi do un esempio piccolo. Porto un bambino a scuola insieme a un bambino francese, a una scuola francese. Quel bambino francese capirà subito più che il bambino africano. Perché? Perché quella non è la sua lingua. Noi, non, prima di combattere le altre cose, dobbiamo avere le nostre lingue. Anche a scuola, per esempio, uno che è cresciuto, per chiederle uno per uno quanto fa, per esempio, a una lingua. Lingua criolla o Wolof o un'altra lingua, per esempio, è più facile di risponderti, tu le dici in italiano uno per due quanto fa, capito? Quindi abbiamo questi problemi. Io ho visto in Africa, anche quando siete a scuola, siete obbligati a parlare francese, non la vostra lingua, e ti danno questa testa di, come si dice, di mucca morta nel foresta, ecco, per metterti nel gol, per così tu l'hai messo come hai un, non lo so, un gioiello, e gli altri ti gridano, ti urlano adesso perché non sei riuscito a parlare bene il francese. Quindi questa, allora, i colonialisti hanno lavorato troppo sulle nostre menti, quindi siamo tornati noi stessi a colonizzare noi stessi. Un africano che colonizza un altro, perché uno... Ci obblighiamo a parlare la lingua degli altri, ma non la nostra lingua. Dobbiamo lavorarsi su per poter liberarsi di questa. No, e questa cosa qua, il problema che abbiamo adesso, non lo so se mi sta facendo capire, non è più il problema di il francese o un altro continente o inglese, però anche noi abbiamo il problema serio che dobbiamo risolvere prima di parlare delle altre cose. Io penso che questo lavoro deve essere fatto. Io posso, la storia posso raccontare la mia lingua madre, mi sento che sto raccontando la storia, però se lo racconta un'altra storia come l'italiano, non sento quella, come si dice, quella, come si chiama, brividi, come si chiama,
Allora, non sento quella cosa lì, ha capito, perché sto raccontando una vera storia. Non mi viene quelle cose lì. Però se lo racconto alla mia lingua, mi sento che qui sto raccontando la mia vera storia. Capito? Perché lo so come è iniziato. Lo sto raccontando a quella periodo lì che le sto raccontando la mia lingua. Mi sembra che la cosa è caduta adesso. Capito? È quel motivo che ogni lingua ha importanza. Qualunque cosa che deve spiegare, se riesci a spiegare la tua lingua, ha più valore. Questo, comunque non riesco più ad andare avanti perché devo scappare, devo andare a lavorare, scusatemi. Grazie mille. Grazie. Sperando di non rubare troppo di non rubarle troppo tempo, professore, raccogliamo le ultimissime due domande e poi andiamo a chiudere con le risposte. Cederei questa volta prima la parola a Samori, dato che Yusuf ha già parlato prima, e poi in coda Yusuf. Samori, prego. Grazie. Professore, volevo chiederle una cosa che probabilmente, cioè, sicuramente si collega alla questione dell'archivio, in qualche modo si avvicina a questioni già poste. Io parlo da neofita, mi sto avvicinando recentemente alla disciplina storica, per cui sarei curioso di sapere se quando si raccoglie una fonte, se è necessario in qualche modo contestualizzarla, quindi spiegare da dove viene e quindi che valore può avere secondo la percezione di chi l'ha raccolta, o se in funzione di un archivio ci si può o talvolta si deve semplicemente limitarsi a porre la fonte che si è trovato nell'archivio, perché poi chi accede, chi fruisce e che quindi chi incontrerà la fonte sia libero di spaziare a livello di interpretazione e di studio di quella stessa fonte. E poi l'altra domanda, non so ancora una volta se quanto sia opportuna. Lei ha parlato della storia che riflette le necessità del presente. Mi chiedo se voi come storici, mi passi l'uso di questa nomenclatura, talvolta vi ponete la questione della necessità del futuro, e quindi se lo studio della storia e la metodologia con cui si affronta lo studio storico cerca anche di avere una proiezione nel futuro e non solo nel presente. Grazie mille, e quindi cediamo la parola di nuovo al professore. Ah, bene, allora vado nell'ordine, quindi la questione che veniva posta dal signor Fausto, la prima, se ho capito bene, era sul... che in realtà mi sa forse più un commento, no? sul senso da attribuire al dato archivistico, no? Cioè il fatto che il dato archivistico ha una sua a volte, insomma, una sua progettualità iniziale e poi nel tempo i ricercatori gli attribuiscono un diverso valore, un diverso significato. Quindi mi sembra che fosse, se ho capito bene, ma forse ho capito male io, se non fosse più un commento. E questo è un aspetto importante perché in una certa misura si lega anche a quello che veniva chiesto da Samori dopo. Cioè, c'è una differenza importante, no? Cioè, quello che voi costruite è un archivio costruito con una forte volontà progettuale, con una volontà politica, diciamo così, no? Normalmente gli archivi, non dico che sono dei dati passivi, gli archivi sono, soprattutto gli archivi, diciamo, classici, fra virgolette, non sono un archivio nel senso, un meta-archivio in un certo senso, però gli archivi classici sono, come dire, un processo quasi fisiologico, che ne so, delle amministrazioni, per capirci, no? Cioè c'è la Banca d'Italia che produce tutto, queste sue norme, materiale, corrispondenze ricevute, contratti, quant'altro, eccetera, che dopo X anni, a seconda delle convenzioni vigenti nel paese, vengono trasferite o nell'archivio della banca o in alcuni paesi direttamente nell'archivio
di Stato. No? Allora, questi sono attivi che non hanno una loro, cioè hanno una loro progettualità, ovviamente, perché dipende come è organizzata l'amministrazione nello specifico, però non hanno una, come dire, una, un progetto politico forte di memoria, come invece voi attribuite. No? Quindi voi paradossalmente volete predestinare molto più di quanto non siano normalmente gli archivi, il vostro archivio. Questa è un po' la differenza. No? Allora, questo può essere un bene o un male, nel senso che è un bene perché vi ponete già in realtà il problema della fruizione, non è semplicemente il dato della catalogazione. La classica figura, no, del traveno, dell'archivista imponderato e grigio, cioè è un lavoro con il quale si guadagna lo stipendio, timbra il cartellino, non c'è un progetto forte, eccetera. No? Se voi andate al Ministero degli Affari Esteri, dove è il grosso, diciamo, del materiale archivistico italiano in relazione alle questioni coloniali, eccetera, è un archivio che ha una ragione di essere, soprattutto perché ogni tanto il ministro degli esteri deve andare, che ne so, a fare una visita di protocollo in Giappone e deve siglare un accordo, allora mandano i funzionari in archivio a cercare di costruire il pregresso, vedere come, quali sono, no, qual è la storia delle relazioni con il Giappone, quindi dove inserire questo nuovo accordo. Poi noi ci infiltriamo sempre più come storici, perché lì ci sono materiali che invece sono fortemente importanti per noi, però non c'è un progetto politico dietro a quell'archivio. Ci sono delle selezioni politiche, questo sì, perché il materiale troppo sensibile è o vietato o nascosto o inaccessibile. Allora, detto questo, appunto, questo è un vantaggio, ma può essere uno svantaggio nel momento, nella misura in cui voi volete sovradeterminare il significato dell'archivio, no? Perché, come vi dicevo, nel caso scherzoso che vi dicevo prima, alla fine ho scoperto che il personaggio che aveva costruito questo archivio quasi non era interessato ai contenuti delle lettere raccolte, ma semplicemente al sigillo. No? Quindi in questo senso forse il modo per bilanciare queste due componenti è quello che dicevo prima della ricchezza, cioè non che la sovradeterminazione della finalità non impoverisca la varietà, la ricchezza del materiale, no? Quindi anche, non so, riferimento a quello che diceva prima Alba, no? Cioè prendere in considerazione aspetti formali, ma anche aspetti assolutamente informali, non convenzionali, la socialità, la festa, che ne so, i gusti, l'alimentazione, le memorie dell'infanzia, cioè cose anche banali, ma che però possono essere tutte piccole piste che poi nel futuro potrebbero rivelarsi estremamente importanti per gli studiosi o per chi comunque dovrà fruire di quel, perché non lo so, se voi pensate a questo grande archivio che c'è negli Stati Uniti, no? Dove nell'isola, dove Long Island, dove sbarcavano i migranti dall'Europa e dall'Asia, insomma, nell'Ottocento, dove venivano tenuti in quarantena, sono archivi bellissimi, adesso digitalizzati, eccetera, che sono preziosi per gli storici, ma sono preziosi per gli individui, no? Chi vuole andare a ricostruire la storia della sua famiglia, capire da dove viene, i viaggi, chi è arrivato, quanti sono arrivati, in alcuni casi ci sono pure le foto, eccetera. Quindi la fruizione può essere tanta, è sicuramente diversa da quella che quelli che originariamente hanno costruito questo archivio si aspettavano, probabilmente, no? E spero di aver risposto in parte. Allora, sì, lei mi diceva se insegnare, se si deve insegnare non tanto la storia quanto una disposizione, un atteggiamento verso la storia sia un elemento universale. Sono d'accordo, secondo me questo non è una questione di insegnare la storia in Italia o in Tanzania, è l'insegnamento della storia, cioè un insegnamento sempre problematico e che è consapevole del fatto che la storia, quasi per professione, per missione, in un certo senso, mette sempre in discussione se stessa, mette sempre in discussione i risultati raggiunti, confutandoli, ribaltandoli, rileggendoli, reinterpretandoli. Quindi in questo senso è assolutamente universale e non è specifico della questione. Per questo dicevo all'inizio, non è tanto una questione di decolonizzare, perché questo in realtà in gran parte è stato fatto, secondo me. È una questione di ricontestualizzare e in una certa misura liberare, perché gran parte della storia, anche paesi che sono stati decolonizzati, non sono storie libere
E concordo, quando lei dice che non è tanto una questione di abbondare quantitativamente sulla storia, ma quanto piuttosto di selezionare delle storie. Adesso non sono sicuro se ho capito cosa intende per selezionare, però le faccio un esempio, no? Quando io insegnavo in Eritrea, ovviamente venivamo spesso coinvolti, essendo tutto questo contesto di novità, di fermento, eccetera, dal Ministero della Pubblica Istruzione per definire il curriculum, no? Quindi come si insegnava la storia, non all'università, ma dall'elementare in avanti. No? E un dato molto importante che era stato raggiunto era che praticamente fin dall'elementare si insegnava poca storia nel senso di dati, di informazioni, eccetera, ma in realtà molta storia in termini di orizzonti, no? Quindi, non so, i bambini all'elementare, spero lo facciano tuttora, ma studiavano, che ne so, gli antichi egizi, gli antichi greci, gli antichi romani, gli antichi cinesi, gli imperi indiani, l'impero di Aksum in Etiopia, l'impero del Mali, l'impero del Ghana. Cioè, quindi c'era questa idea di un approccio più universale, in cui ovviamente non entravano in dettaglio a studiare tutti i sette colli di Roma o tutte le dinastie cinesi, eccetera, ma erano consapevoli di questa pluralità di sistemi, di regimi politici, di modelli economici che dall'antichità in avanti, questo era un po' lo schema. Allora, se lei intende questo, sì, io penso che questo sarebbe un processo molto importante di insegnamento della storia, perché risolverebbe due questioni con un'unica mossa sostanzialmente. Da un lato allargherebbe gli orizzonti degli studenti in Italia o ovunque questo metodo sia utile, e allo stesso tempo sarebbe inclusivo, per cui chiunque, anche non abbia un trascorso, un passato storico che sia necessariamente legato all'Italia, trova un suo spazio, trova una sua finestra di identificazione, di memoria storica che possa considerare come componente della propria storia, del proprio passato, diciamo. E allora, Iaia diceva la questione della lingua, e io sono pienamente d'accordo, nel senso che uno dei drammi proprio dei sistemi scolastici africani, cioè della matrice coloniale, cioè dei sistemi africani, è questo fatto dell'alfabetizzazione in lingue non locali, sostanzialmente, no? E questo infatti sono d'accordissimo, nel senso che io vengo da un contesto che è diverso, nel senso che in Eritrea e Etiopia, come dicevo all'inizio, quando parlavo della overdose da storia, uno dei benefici di questa overdose è che, avendo una tradizione di scrittura dell'alfabeto che risale al primo secolo avanti Cristo, c'è una possibilità di studiare nella propria lingua con il proprio alfabeto, almeno fino alle medie, dopodiché questo viene affiancato dall'inglese, che poi diventa lingua di istruzione all'università. Quindi è un bilanciamento. Però sono d'accordissimo sul fatto che è un impoverimento drammatico il fatto di non utilizzare le lingue locali nei processi di formazione, perché questo contribuisce anche all'impoverimento delle lingue, nel senso che si crea. Mi ricordo sempre questa citazione, questa affermazione di Senghor, che a un certo punto, parlando del suo rapporto con la cultura francese, la cultura sua senegalese di origine, dice: per me il Wolof è la lingua delle emozioni e il francese è la lingua della razionalità. Dicendo, secondo me, una cosa terribile, nel senso che è un'affermazione, secondo me, coloniale, però, detto questo, rifletteva un problema molto forte, cioè il fatto che, non so quanto consapevole, se lui si riferisse a questo, però secondo me, cioè io colgo questo elemento, no? Se io una lingua la uso unicamente nella sfera del privato, della mia socialità, eccetera, ma non, che ne so, nei telegiornali, nella produzione di saggi di fisica, trattati di fisica o trattati di filosofia o di quant'altro, è evidente che questa lingua rimane tagliata da tutto un ampio processo di ricchezza e di rigenerazione, no? Linguistica, semantica, eccetera, eccetera. E quindi questa è la cosa fondamentale.
Però, sempre Iania, volevo dire che esattamente quello che sto dicendo all'inizio, cioè il fatto che la storia non è, o non dovrebbe essere semplicemente solo quella, tra virgolette, con la S maiuscola che si insegna nelle storie, nelle scuole, nelle università, eccetera, proprio questa affermazione faceva riferimento al fatto che se io allargo il recinto, diciamo, il perimetro dentro il quale si fa storia, allora anche le canzoni del griot, i proverbi popolari, che ne so, i graffiti, i quadri, no? Quanta pittura ha rappresentato meglio di qualsiasi altro saggio, che ne so, i conflitti coloniali, le violenze coloniali, i conflitti politici all'interno dell'Africa. Allora, se io recupero tutto questo patrimonio, ho non risolto la questione di cui parlavo prima, ma quantomeno ho aperto una finestra. No? Quindi in questo senso la sua è un'affermazione molto importante, una domanda, una questione estremamente importante. E... tornando alla questione di San Lorenzo, che in parte penso di aver risposto, contestualizzare è pericoloso, perché contestualizzare significa proiettare il proprio sguardo, no? Sarebbe meglio cioè, raccogliere ovviamente catalogando, cioè non è che metto, che ne so, un video o una fotografia o una lettera e basta. Quando è stata raccolta, da chi è stata scritta o da chi è stata filmata, a chi era rivolta, in questo senso contestualizzare, ma non troppo, ecco, cioè l'informazione che mi permette, che ne so, fra 30 anni, quando si è persa la sequenza di questi eventi, mi permette di dare un senso a questa lettera, quindi per appunto questa lettera, scusate, la deformazione, questo documento, di storicizzare. Quindi in questo senso contestualizzare sì, ma in questo caso con molta, se possibile, con molta avarizia, perché più si vuole contestualizzare, più si rischia di cercare sovradeterminarla in un certo senso, no? E la necessità del futuro, cioè le necessità del futuro, non saprei, è una domanda interessante, ma non saprei, nel senso che io tendenzialmente, ma è un problema mio, sono allergico a questa idea della storia proiettata sul futuro, nel senso che secondo me è già moltissimo se la storia riesce a dare un senso al passato e a spezzare questa idea di cosiddetta teleologica quasi, no? Quindi scompaginare questa idea di storia come linearità, di storia come necessità, di storia come ineluttabile sviluppo, crescita, trasformazione, e accettare invece che la storia può essere semplicemente caos. Perché se la storia è solo linearità, allora che senso diamo alle guerre, ai genocidi, alla Shoah, eccetera? Non hanno un senso storico, eppure ce l'hanno. Allora, se noi accettiamo la scompaginazione di queste cose, probabilmente riusciamo a risolvere molti aspetti. E quindi in questo senso, se ho capito bene la sua domanda, la questione del futuro non mi ha mai molto interessato. La questione del futuro è un'altra, cioè che, con un po' di presunzione, tutti noi speriamo che quel piccolo tassello di conoscenza a cui cerchiamo di contribuire possa in un futuro essere utile per chi si occuperà di queste vicende. Questa è l'unica prospettiva in cui mi pongo la questione del futuro. A meno che non sia rispetto a un futuro molto prossimo, no? Allora io quando evento come questo, ma anche faccio spesso attività con gruppi sempre più fiorenti, no? Di ciascuno poi si chiama come vuole, nuovi italiani, nuove generazioni, afrodiscendenti, seconde, terze, quarte generazioni, eccetera. Allora quello per me è un futuro prossimo, nel senso che mi rendo conto che io ormai non sono più da tempo un ragazzino, quindi il mio, per dire, la mia esperienza personale più la mia esperienza professionale può contribuire ad aiutare, quantomeno ad orientare queste persone nel loro percorso anche umano, esistenziale, sociale, come cittadini, cittadine, eccetera, eccetera. In questo senso, allora sì, il futuro è un futuro molto, molto prossimo. Grazie mille, e mi permetto a nome di tutto il gruppo di ringraziarla per tempo anzitutto e per la pazienza nel
rispondere ai nostri interrogativi e anche alle questioni poste dal pubblico.